Siamo tornati, come ogni settimana, con il nostro episodio della carriera allenatore con la SPAL. Sto iniziando un attimino a pensare come gestire l'intera carriera, perché credo che d'ora in avanti faremo solamente due episodi invece che tre ogni settimana. E alcune volte addirittura uno, perché vorrei portare qualche altro contenuto diverso dalla carriera sul canale. Fatemi sapere quanto adorate questa serie con tantissimi mi piace sotto questo video. E non solo, commentate con scritto sì, voglio la carriera sempre più spesso qui sotto nei commenti. Cerchiamo di arrivare immediatamente a 3500 mi piace. Ragazzi, questo è il minimo che possiate fare. Avete messo mi piace, avete lasciato il commento, avete detto tutto quello che dovevate dire? Bene, iniziamo a giocare. C'è una bellissima partita da andare a giocare contro il Bologna, un derby emiliano che non lascia assolutamente spazio a giocatori senza voglia di fare gol. Noi giochiamo con la nostra divisa in casa, il Bologna anche, dato che abbiamo delle divise che si riconoscono abbastanza, i titolari sono carichi e pronti ad andare ad affrontare una partita importantissima. Se all'inizio Lazzaro era davanti mi faceva un attimo storcere il naso, adesso mi piace veramente tanto. Patrick, sei in forma? Tocca a te. Bologna SPAL, guardate qua, Rodrigo Palacio che si scalda, è pronto per andare a disputare il suo primo derby contro la SPAL. È vecchio, lo sappiamo benissimo, ma abbiamo visto che anche con Quagliarella e Boriello riusciamo a rianimare anche i giocatori che erano forti un tempo, o che meglio, sono meno forti adesso. Attacca subito il Bologna, proprio con Rodrigo Palacio. E attenzione perché la palla arriva a Taider, dentro ancora per Palacio che si appoggia a Don Sa. Mamma mia, Don Sa lo conosciamo molto bene. Prendiamo gol subito, dopo 1 minuto e 50 secondi. È Don Sa proprio che fa l'assist. Il mio Don Sa, trattore Don Sa, che l'anno scorso a Sassuolo mi ha fatto sognare. E adesso dà una palla dentro per un giocatore di cui ignoro l'esistenza, non ho capito chi è. Palacio, Don Sa, palla dentro e c'è il gol dell'1-0. Dalibor. Senza morire. Ragazzi, dobbiamo assolutamente riprendere subito le redini della partita e andare a cercare immediatamente il gol del pari. Cutrone in area, si libera molto bene, prova il tiro, messo giù e non c'è fallo. Palacio ancora che porta la palla, è veramente un giocatore che ha cambiato l'attacco del Bologna. A destra non è più titolare neanche nella PlayStation. E Musonda salta Ashley Young, è davvero Ashley Young quello lì? Non ci posso credere, la palla dentro per Cutrone che prova a lottare e arriva ancora Musonda, fa suo il pallone, non c'è fallo. Adesso la partita si sta facendo bellissima, la SPAL attacca, il Bologna si difende, poi riparte in contropiede, ancora Quagliarella, entro per Cutrone, si appoggia con il tacco, 1-2, Cutrone glielo ridà, attenzione che c'è Viviani, potrebbe essere il gol dell'ex di Federico, che la piazza dolcemente con i suoi piedi fatati, entrambi bellissimi, entrambi precisissimi, ma Cutrone, Quagliarella, scambiano il pallone perfettamente, Viviani si inserisce come se fosse una mezzala, e invece è un mediano davanti alla difesa, quando in realtà lui nasce come regista. Eccolo qua, il gol che non ti aspetti di Federico Viviani, che punisce la sua ex squadra, il suo ex Bologna. Riguardiamola, bellissimo Cutrone con il tacco, poi ancora Viviani che va a scambiare e poi si butta dentro e poi con il mancino in fila Antonio Mirante, che non può fare nulla per evitare il gol dell'1-1. Ancora Musonda, attenzione, mette la palla dietro per Quagliarella e poi Cutrone allunga la squadra, la palla che gli va via perché Highlander sbaglia tutto. Cutrone contro Mirante, Cutrone la mette dentro a tu per tu, 1-1. Ma cosa ha sbagliato Highlander? Ci ha lasciato completamente liberi di andare. Quagliarella dà la palla dentro, Cutrone questi palloni abbiamo visto non li sbaglia. Guardate Highlander, guardate, io probabilmente difendo meglio nella realtà, Mirante però ce l'aveva toccata, stava per evitare il gol, ma Cutrone la butta dentro, ancora una volta, sempre decisivo, Patrick Cutrone, immensamente grande, ci porta ancora una volta in vantaggio, anzi, per la prima volta contro questo Bologna. Musonda, dentro così per Quagliarella, attenzione, perché Ashley Angla viene a prendere, poi perde Musonda, non riesce a vederlo più, ancora Musonda, che vuole tagliare tutto il campo, e poi riesce a dribblare tutti, e se lì andava giù, fischiavano per forza il calcio di rigore, bravo Musonda lo stesso. Ancora Quagliarella che vuole il tiro da lì, gol alla Quaglia, ha provato con il mancino. Viviani, Quagliarella ancora in campo, attenzione perché Lazzari prova ad allargarsi, Quagliarella lo vede, lo lancia come se fosse Andrea Pirlo, ancora Lazzari che si ferma, si appoggia ancora a Quagliarella che non ne vuole sapere di interrompere azione per andare a fare la doccia. Cutrone, lo stop, il tiro di Cutrone, cosa ha fatto? Era spalla alla porta, un gol dal coefficiente di difficoltà difficilissimo per Patrick, io ho tirato ma non ci credevo assolutamente. Mora lo va a pescare e si gira in un fazzoletto, tempo record, una frazione di secondo, e poi
con un destro potentissimo a giro, la mette lì, la mette lì, vola Mirante, ma non ci può arrivare, non ci sarebbe arrivato nessuno. Bentancur che va a saltare con il petto, mette giù per Grassi, molto ordinati in quei due centrocampo fino ad ora. Lazzari, attenzione, si butta dentro Boriello, allora proviamo a servirlo. Boriello con il fisico, vuole andarsene, tiene il pallone, Boriello carica il mancino, Mirante, attenzione, Musonda, ancora Mirante, la palla è lì, Boriello! E trova il 4-1, dopo una serie di fucilate nella porta di Mirante. Finalmente la spalla riesce a esprimere al meglio il proprio gioco. E dato che mi avevate chiesto di mettere la leggenda e dopo le brutte sconfitte con Inter e Cagliari avevo deciso di non farlo, ma visto che poi siamo riusciti a recuperare anche con il Milan e questo dilagante successo contro il Bologna più le altre partite che ci sono state in mezzo, posso quasi pensare di aumentare la difficoltà. Dalla prossima partita sarà leggenda. Bentancur protegge bene, riesce ad allargare, fa ripartire l'azione dall'esterno. Grassi allarga tutto su Patrick, che adesso può prendersi il suo spazio. Dentro per Lazzari, che è molto più veloce ed era anche smarcato, perché il Bologna adesso sta cercando di giocare per il gol del 4-2. Ancora Lazzari, arriva sul fondo, la mette per Cutrone e c'è la tripletta! La prima tripletta in Serie A! La prima tripletta con la maglia della SPAL! La prima volta che Cutrone si porta il pallone a casa e grazie a questa discesa galoppa, galoppa Lazzari e mette il pallone dietro a rimorchio per Patrick che arriva e firma il gol della manita. 5-1 sul Bologna, che derby! E finalmente l'arbitro decide che può bastare così. Cutrone va a prendersi il pallone, se lo firma e se lo porta a casa. Dovevo traguardarlo tutti i giorni, va a salutare l'arbitro e con 5 tiri e 3 gol è l'MVP, il man of the match della partita. E adesso la SPAL si trova nelle posizioni alte della classifica, pari alla Juventus che è una partita meno a giocare e a meno 3 dal Napoli capolista. La squadra Schiattarella ha accettato l'offerta del Benevento e quindi 2.200.000 euro sono a nostra disposizione. È una partita di cuore e sentitissima per quanto mi riguarda. Il mio ex Sassuolo vuole spianarmi la squadra verso la vetta, ma io devo vincere per scavalcare l'Inter e per raggiungere probabilmente la Juventus. Impostiamo come promesso la difficoltà a campione e andiamo a vedere se riusciremo a replicare il successo dell'ultima partita. Scusate, a leggenda. Il Napoli nel mirino, non voglio mollarlo, voglio raggiungerlo, voglio superarlo e voglio vincere lo scudetto con la mia SPAL. Gioca per Nara una partita che la vera SPAL ha perso per un gol a zero di Politano, che potrebbe essere un nome interessante da andare a cercare per il mercato invernale. Capitan Magnanelli, che l'anno scorso ha alzato la Champions grazie ai miei insegnamenti e ha realizzato il sogno della sua vita. E adesso la SPAL può andare ad affrontare una squadra che non sta andando benissimo in Serie A, a quanto pare. Ma ho davvero letto bene? Quello è Robin Van Persie che sta giocando in attacco con Matri e Berardi? Robin Van Persie? Ma stiamo scherzando, stiamo dicendo davvero? Al Sassuolo, Meret, Paramatri! Mazzitelli dalla bandierina, attenzione perché il pallone è pericoloso, la mette fuori Viviani e può ripartire Lazzari sulla corsia opposta a quella in cui gioca di solito, ma è comunque imprendibile per tutti. Acerbi prova ad andare a disturbare l'azione, ma Lazzari è più veloce di tutti e poi Acerbi, benissimo, rimessa laterale. Vicari è pressato proprio da Robin Van Persie, largo per Patrick, attenzione che chiede l'1-2 a Federico Viviani che la restituisce ma non riesce a farla andare. Cutrone, Quagliarella, Lazzari, il tiro di Lazzari e Consigli deve superarsi. Mazzitelli, Van Persie, ancora dentro per Matri che riesce a liberarsi in qualche modo. Mazzitelli che spinge fortissimo sulla corsia di sinistra, attenzione dentro per Politano, quante punte al Sassuolo. Cutrone, ancora lui, sempre lui, largo da Mattiello, c'è un'intesa tra questi due. Ancora Mattiello che vuole andare, vuole spingere dentro la palla a cercare Federico Viviani che prova ad allargare su Lazzari e trova il gol del 1-0, è tutto buono e ancora una volta Viviani che accende la luce, ancora una volta il suo cervello che ragiona su tutto, o fa il gol o fa l'assist, ma è sempre super decisivo e Lazzari ad avanti si sta confermando un giocatore fantastico. Guardate che pertugio che ha trovato, guardate che corridoio, non ci passava neanche uno spillo. C'è passato un pallone che Lazzari ha spedito in porta con il piattone nell'area piccola e Consigli non può farci niente. 1-0 sul Sassuolo, 1-0 anche leggenda. Il capitano dentro per Quagliarella che va da Cutrone, attenzione perché Quagliarella segue l'azione, Cutrone prova a dargliela, ce l'ha ancora Cutrone, sempre lui, subito prova l'assist per Quagliarella, Quagliarella non riesce a prenderla, Cutrone mantiene il pallone e va a fare sportellate con gli altri e poi tira una fucilata. Ragazzi, mi dispiace, manca leggenda, questa SPAL sta dominando il campionato di Serie A. Guardatelo, Cutrone prova subito l'assist, rimbalza su Mazzitelli e non ci pensa sulle volte, dice allora questa la butto dentro io, dato che sono il bomber della squadra, mi punto al volo, Cutrone trova il gol del 2-0. Quarto gol in questo episodio per il nuovo Gallo Belotti. Un troppo offensivo Sassuolo sta veramente prendendo pallonate da questa SPAL, ma attenzione perché Matri se ne vuole andare, vuole riaprire la partita, dentro per Berardi, ancora per Matri! E devo imparare a stare zitto, devo imparare a tacere, perché tutte le volte che apro bocca
e dico che sto tirando pallonata al Sassuolo, succedono queste cose qua. Prendo gol. Van Persie aspetta sulla posizione di Politano, poi lo serve con i tempi giustissimi, ancora Politano, creva sul fondo, sul secondo palo c'è Berardi, la palla messa fuori da Luca Mora, Quagliarella, la recupera e può ripartire, ancora Fabio, Fabio aspetta, il movimento di Cutrone, molto bello ed elegante, sempre Cutrone, dentro, si appoggia così a Luca Mora, che va da Musonda, che si appoggia a Quagliarella, l'uomo più avanzato in questo momento, attenzione perché Cutrone si butta dentro, la palla ancora da Mora, sembra che le calamiti tutte, Quagliarella ha lo spazio per tirare, calcio d'angolo. Mora, dentro per Musonda contro Duncan, è una sfida di velocità contro il fisico e vince la velocità in questo momento. Berardi che insegue, Musonda che tiene il pallone e poi riesce anche a servire Quagliarella che con il tacco riserve Musonda. Calcio e spettacolo, calcio e champagne, dentro per Quagliarella che riesce a mantenere il possesso e poi la palla esce a lato. Che azione tra questi due! Acerbi, la mettiamo dentro, Quagliarella. Tra le linee, ancora lui a portarla. C'è Boriello che fa un bel movimento e da solo riusciamo a servire. Boriello la protegge da Dio. Va da Mora. Largo da Mattiello. Attenzione perché adesso dobbiamo solo cercare di mantenere il possesso della palla e di giocarcela bene. Paco Nathè, dentro per Boriello. Con il tacco a cercare Viviani. Il palo di Viviani. Quagliarella. Doppio palo. Incredibile. Salomon si mangia Timo che va addirittura a fare il centravanti, un altro attaccante per il Sassuolo e allora noi spingiamo con Boriello, Boriello si allunga il pallone, Boriello è entrato in area, adesso la può difendere, la porta sull'esterno, ancora Boriello con il tacco, rientra, vuol mettere un pallone interessante per Quagliarella che trova il gol del 3-1, bravissimo Boriello, bravissimo a tenere lì il pallone, aspettare il tempo giusto per far crossare, per far saltare. Quagliarella che dà il dischetto, la stava aspettando come un rapace d'aria. Eccolo lì, il gol del 3-1 della sicurezza. Dopo mille pali si è meritato il gol anche Fabione. E Sassuolo prova a ritornare in partita, ce la fa col 3-2 all'89esimo minuto di gioco di Robin Van Persie. È un'emozione vederlo comunque con la maglia del Sassuolo. L'anno scorso Robin, quest'anno Van Persie, solo olandesi fortissimi della storia. Prossimo anno Schneider, non lo so, Van Basten. Luca Mora, dentro per Quagliarella, anzi no, è Boriello che riesce a girarsi, molto bene, attenzione perché vuole andare sul mancino Boriello per liberare il suo tiro migliore, calcio d'angolo, e finisce qua, 3-2, un risultato incredibilmente largo, un derby, anche questo, super emozionante, contro un Sassuolo che non ha mollato un secondo e con 100.000 milioni di attaccanti. Finisce qua, è la squadra, e soprattutto Cutrone ha fatto 4 gol in 2 partite. Boriello e Quagliarella sempre presenti e decisivi. Mamma mia ragazzi, siamo completi. Napoli 24, Juventus 22, Spal 21, siamo terzi. E proprio perché siamo terzi, torno a chiedervi 3.500 like per un prossimo episodio super bello come questo. Io ce la sto mettendo tutta ragazzi per riuscire a portarvi comunque video anche con i miei 1.000 impegni. Ma voi datemi una mano, fatemi capire che i miei sacrifici non sono inutili. La prossima partita sarà contro la Juventus, un'infrasettimanale di fuoco alla ricerca del secondo posto in classifica. Non vedo l'ora di andare a giocarla. E voi?